dalla digitalizzazione alla transizione verde, dal commercio al lavoro. Si è tenuta a Bruxelles la settimana per l'uguaglianza di genere, dove le donne e i loro diritti sono stati al centro dei lavori delle istituzioni europee. Violenza di genere, equilibrio tra attività professionale e vita familiare. Gender pay gap, accesso alle posizioni dirigenziali, emancipazione delle donne nei settori STEM promozione dei diritti delle donne nei paesi terzi. Questi alcuni dei temi affrontati. In questa direzione va un parere adottato dalla Commissione politica di coesione del Comitato europeo delle regioni, che fa il punto su come usare i fondi europei per ottenere la parità di genere. Responsabile del rapporto Unitaliana, la consigliera regionale della regione Umbria, Donatella Porzi. Con questo parere abbiamo cercato di capire quale può essere l'impatto dell'utilizzo dei fondi europei, di tutti i fondi europei, nella tematica che riguarda il mondo femminile. Un obiettivo attraverso il quale veramente perseguire gli obiettivi della politica di coesione, che è poi la politica attraverso la quale siamo riusciti a mettere in campo anche degli strumenti di compensazione molto importanti nelle fasi di maggior difficoltà di questa pandemia. Sì, è una dimensione fondamentale. L'inclusività e la parità di genere sono pilastri delle politiche europee e la nuova programmazione comunitaria non può non dare la giusta attenzione a questo aspetto. Noi consigliamo tuttavia un approccio non ideologico ma realistico a questa problematica che deve essere colta soprattutto favorendo alla partenza della vita, all'inizio della propria avventura di esseri umani, la possibilità soprattutto per le donne di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. L'adozione del parere di Donatella Porzi è prevista durante la sessione plenaria del Comitato europeo delle regioni di dicembre.